Alessandro Frattaroli, sindaco confermato di Basciano, si aspettava una vittoria così schiacciante? Allora, ci aspettavamo una vittoria, eravamo sicuri che i cittadini vedessero quanto fatto in questi anni, i risultati raggiunti ed anche apprezzassero la nostra squadra, il nostro programma, i contenuti della campagna elettorale che abbiamo portato avanti per tutta la campagna elettorale. Abbiamo spiegato quello che avevamo fatto, spiegato quello che volevamo fare. Per questo quindi eravamo fiduciosi per una riconferma, però diciamo, i numeri sono davvero importanti e sinceramente ecco, non ci aspettavamo numeri così alti, un vantaggio così elevato, però questo è il sintomo del fatto che la cittadinanza di Basciano ha riconosciuto quanto fatto in questi anni, ha apprezzato un'amministrazione che è stata sempre disponibile e sempre pronta a risolvere le esigenze che sono quelle della cittadinanza, le esigenze quotidiane, ma tanto abbiamo fatto per gli investimenti, per lo sviluppo del territorio del Comune di Basciano, a cui ci siamo dedicati veramente, veramente con anima e cuore, lo abbiamo fatto tutti insieme, ma io infatti, ecco, ora ci sono io, ma la squadra è una squadra fantastica, una squadra che ha lavorato davvero tanto, quindi che io voglio ringraziare perché senza di loro non avremmo avuto questi risultati, non avremmo avuto questo appunto apprezzamento da parte della cittadinanza di Basciano, davvero è un risultato che ci onora per il fatto che così tanti voti e così tanto diciamo appunto divario non ce l'aspettavamo, anche se sapevamo diciamo dai conti che ci eravamo fatti eravamo fiduciosi nella vittoria sicuramente, però è stato davvero un risultato straordinario che voglio condividere e condivido con la mia squadra ma anche con i cittadini di Basciano che questi anni nonostante le difficoltà hanno collaborato, hanno sempre affiancato questa amministrazione e siamo andati sempre verso la direzione che è quella del bene di Basciano, che è quello che ci anima a noi e che i cittadini di Basciano veramente hanno anche a cuore.